Sindaco, adesso il panorama è cambiato da quello che avevamo filmato l'altro giorno. Eravamo in fase di lavorazione, adesso la mostra è allestita, un trionfo unico per il territorio trevigiano. San Emiano propone questa mostra straordinaria, come avete ben visto, e poi abbiamo sempre in esterna la nostra pista di ghiaccio con la nostra grande realtà comunale. Soprattutto perché c'è la possibilità anche e soprattutto per le scolaresche, per i giovani, per i ragazzini di far conoscere questa mostra. È una forma di conoscenza, di analisi, di riflessione per quel che riguarda l'esposizione qui alle vostre spalle. Dietro di me invece ci sono le sculture, che sono elemento di emozione, e quindi un grande occasione per provare una bellissima emozione, e poi i dipinti di 20 autori fra i migliori del Veneto, e quindi anche l'arte pittorica dà un grande apporto a questa mostra, che con le forme del freddo ha indovinato anche il suo tema. Direi che San Benemiano si sta segnalando come paese del Natale. È il paese di Natale, il paese che vuol bene alla cultura, vuol bene alle attività sportive come abbiamo in esterna, e vuole anche essere un momento aggregativo per tutte quante le realtà con termini, quindi chi vuole può usufruire anche di un'offerta culturale, sportiva, completa, ecco, e quindi siamo felici di aver apportato quest'anno questo nuovo format. Sindaco, buone feste, buon Natale. Sì, l'augurio lo faccio anch'io, lo faccio a tutti quanti, buone feste, buon Natale. Il Natale è rappresentato in queste sculture, e quindi ci tengo, ecco, a dire a tutti quanti i miei concittadini, e non solo, festeggiate nel migliore dei modi, trascorrete bene questo periodo e vivete di queste grandi emozioni che anche noi abbiamo cercato di portare, e apportatene anche voi di altre.